siano residenti in campagna se vogliono andare a governare la campagna, no? O il comune, residenti. Allora, controllo queste cose, dopodiché le liste sono spontanee, sono cittadini come voi, cittadini che hanno detto devo fare qualcosa per la mia città, per il mio comune, per la mia nazione. E se state lì a guardare, abbiamo fatto un po' di interviste, io t'ho seguito, e sentivo quello io non budini, ma già vuoi io, un murumbugazzo, è il murumbugazzo che ci aveva portato a questo stato. Ma non verresti con noi, ma non murumbuga, oppure il cagiafò. Vieni e dai, andiamo, stanno aprendo una discarica, il tuo territorio, quello dei... Ma cagiafò, come questa imponderabilità? Siete già in due, mi fa piacere. Ma buttatevi giù, fatela finita, ma venite con noi. E rischi, perché questi ragazzi ricevono telefonate, specialmente se hai un impiego pubblico in una banca. Contro le banche, quindi gli fanno dello stalking dentro, ma veramente... Anch'io ho dei problemi, chi se ne frega, Casaleggio ha perso dei clienti, io ho perso degli amici, chi se ne frega, o lo cambiamo stavolta il paese o non si cambia più, e state molto attenti perché se falliamo noi arrivano quelli che discorsi non ne fanno più, perché questo paese precipiterà nel casino, nella violenza, non nell'anarchia. Non vedete come si è sbriciolato il pensiero? Ognuno c'ha una frase, ognuno è gli anziani, i più incazzati di tutti. Prendo il fucile, sono sempre lì a calmare. Prendi una penna, vieni qua. Guardati il nostro programma che è meraviglioso. E poi quando ci dicono che questi non sono adatti, guardate un po' le facce, vieni qua. Guardate un po' le facce. Già dalla faccia vedi il cambiamento. Allora, come ti chiami? Tiziana Elisa. Ci conosciamo adesso? Siamo visti alle regionali per 5 minuti. Ecco, vorrei sapere quanti di voi sono stati delegati e imposti da me qua? Ma allora, loro si sono auto-organizzati, hanno formato delle liste, hanno creato un portavoce di lista perché uno è uguale a un altro. I portavoce, come saranno i portavoce nel gruppo che entreranno in Parlamento? Ci sarà un portavoce del gruppo. Ma basta leader, basta facce conosciute. Sono i leader che ci hanno portato a questa situazione catastrofica. Non devi votare la persona, devi votare un'idea, e questa è un'idea di mondo diverso, di civiltà diversa, non di politica. Ce ne frega niente entrare in politica a sostituire un gruppo con un altro. Noi vogliamo sostituire la civiltà. Noi non vogliamo il 20, il 30 o il 40. Vogliamo il 100%. Voglio che i cittadini entrino a far parte dello Stato e diventino loro lo Stato. E quando succederà questo, noi ci scioglieremo. Il Movimento 5 Stelle non avrà più senso. È una rivoluzione di civiltà. Vai. Io, come vi avevo già detto, sono candidata a sindaco, quindi alle amministrative. Questa non è la mia serata, è la loro serata. Quindi io vi chiedo veramente un grandissimo applauso, perché non sono professionisti della politica, quindi hanno bisogno di sentire la vostra partecipazione. Cosa fai tu di lavoro, scusa? Sono insegnante. Sei un insegnante, lo vedi? È un insegnante. Noi mettiamo delle persone così, e poi magari gli dicono, ma tu che competenza hai per fare politica? Nessuna, per l'amor di Dio, ed è il nostro valore aggiunto, nessuna della loro politica, nessuna, Dio mio, loro sono frustrati perché vanno in Parlamento, vanno lì e decidono cose che li devono fare, decidono sì o no, in base al segretario di partito, e vanno a decidere su leggi che non capiscono. Sulla scuola, qualche cosa che farai a scuola, chiuderai tutte le scuole, ah, fanculo, sì. No, c'è una cosa che si potrebbe fare con pochissimo. Noi abbiamo un'azienda qua ad Avellino che ricicla la plastica. Si potrebbe con questa plastica ciclata fare degli armadietti e chiedere agli insegnanti di tenerci dentro una parte dei libri, in modo che i ragazzi non debbano rovinare la schiena per riempirsi gli zaini di peso. Sì. Ecco. Quindi si potrebbe fare una cosa molto semplice che non richiederebbe neanche grandi risorse. Certo, ma le cose semplici sono quelle vicine all'intelligenza. Poi io andrei oltre.
io farei la digitalizzazione dei libri, perché oggi i miei figli c'hanno un Kindle con 2000 libri digitalizzati, una lavagna elettronica, e lo stesso edificio scolastico, se lo fai in certa maniera può essere un oggetto di studio, l'edificio, non se metti i tripli vetri, i materiali della bioedilizia, i tripli levi con l'argon dentro, la pompa di calore con pannelli solari, ricambio d'aria con la pompa di calore, potrebbe essere una materia di insegnamento già l'edificio. 1, 2, 3, arruffa popolo! Basta. Allora, cominciamo con chi è i parlamentari, chi sono? Vai. Buonasera a tutti, io sono Antonio Oliviero e sono uno dei candidati al Senato per il Movimento 5 Stelle. Sono commerciante, ho una piccola attività commerciale e come tutti i piccoli imprenditori ogni giorno mi imbatto nelle difficoltà di una persona che vorrebbe creare ricchezza, vorrebbe creare posti di lavoro e invece deve districarsi tra una burocrazia assurda e una tassazione asfissiante. Quindi se da un parte la burocrazia e il fisco feriscono le imprese, dall'altra parte ci sono anche le banche che hanno chiuso i rubinetti e quindi le uccidono praticamente. Le banche, il credito totale delle banche è concesso ai piccoli imprenditori è solo del 10%, immaginate un po', e a condizioni anche più severe di quelle delle grandi imprese. Il restante 40% va alle grandi imprese. Quindi abbiamo una quantità irrisoria di credito concesso alle banche e una condizioni più sfavorevoli, siccome i tassi sono più alti e abbiamo anche un aumento delle garanzie necessarie. Il programma del Movimento 5 Stelle per questo punto prevede diverse misure, si va dalla defiscalizzazione dei nuovi investimenti allo snellimento della burocrazia attraverso l'accorpamento e una diminuzione degli adempimenti fiscali. Quindi io ad ogni scadenza elettorale, io mi permetto di dire, ci troviamo in presenza dei maghi di turno praticamente, qui tutti permettono tutto, tutti sembra che abbiano la ricetta miracolosa. Allora la differenza tra noi e loro sta proprio in questo, è quello che ha detto prima Beppe, cioè noi abbiamo tutto quello che abbiamo detto di fare, lo abbiamo fatto, abbiamo rinunciato ai rimborsi elettorali e abbiamo decurtato, come nel caso della Regione Sicilia, i rimborsi elettorali, quindi io credo che questa volta, insomma, questa croce, mettiamola sul simbolo giusto. Grazie. Salve a tutti, sono Francesco Nazzaro da Rivalda. Come potete immaginare non ho un discorso preparato perché cioè, alla fine adesso mi sento che sto facendo una chiacchierata con i miei concittadini. Non c'è cosa che io più non sopporto del politico che sta là con la carta scritta, legge e dice le stronzate per prendere per culo la gente. Cioè, questo evitiamo. Adesso qual è il mio scopo di stasera? Cioè siamo parecchi, organizziamoci. Allora, perché non è che qua poi dopo finisce, se ne va Beppe e noi da domani dobbiamo impazzire per coprire i seggi con i rappresentanti di lista, non sapere dove venirvi a prendere. Allora, aiutateci, ci sono dei gazebo, vedete, su tutti i lati, dateci una mano, lasciate i vostri recapiti, il paese da cui venite, e aiutateci a portare a termine quello che è il lavoro che abbiamo già iniziato, che però non deve essere vanificato, perché ovviamente... Grazie, non c'è bisogno, no, organizziamoci tutto qua. Detto questo, che c'è da dire? Questo movimento è nato, come diceva prima Roberto Figo, dentro di noi circa 10 anni fa, formalmente nel 2009, questi sono i risultati. All'epoca, nel 2010, quando abbiamo affrontato le regionali, diciamo, abbiamo gettato un seme che adesso sta facendo crescere tutto spontaneamente, questo è tutto spontaneo, cioè penso che nessuno qua vi ha pagato per applaudire, per venire o per stare sotto l'acqua. Noi attivisti abbiamo montato oggi pomeriggio tutto quello che vedete sotto l'acqua, da domani se ci sarete anche voi ci date una mano, almeno nessuno deve dare troppo tempo della sua vita alla cosa, ognuno deve dare il proprio contributo, nessuno di noi ha competenze specifiche, ma insieme non ci supera nessuno, questo è il segreto. Adesso vi voglio dire soltanto una piccola cosa, vedo qua in mezzo, vedo tutta la gente che io incontro spesso poi nelle attività locali, vedo persone, ingegneri che si avvicinano e ti dicono guarda, io ho trovato una soluzione, fa un esempio, non so se non voglio fare il nome, poi avrete modo di conoscerlo nel tempo. C'è qui in mezzo una persona che è venuta dal suo paese, da a mettere la propria firma ad Avellino, cioè ad Adriano.
per illustrare a me, per rendermi portavoce di una sua invenzione, di una sua scoperta. Cioè, lui ha creato un sistema per mettere ogni famiglia in condizione di autoprodursi energia a casa. Tutto questo sistema si forma di una pala eolica di diametro di meno di 1,40 m, c'è anche l'interessato, se vuole dire qualcosa in più stesso lui, con questa pala eolica supportata da un pannello fotovoltaico si riesce ad abbattere i costi della bolletta Enel. E mandiamo a fanculo un'altra lobby. Tutto qua. Detto questo, noi dobbiamo usare il cervello per fottere, per mandare a casa, per non farci mangiare addosso, usare Skype, usare tutte queste tecnologie che ci danno la possibilità di boicottare le lobby. Dobbiamo creare un'unica lobby, quella che va a favore dei cittadini. Questo è il mio punto di vista. Buonasera a tutti e scusate l'imbarazzo e l'emozione, sono abituata a parlare tra pochi amici, quindi tutto questo è per me nuovo. Io sono Silvia Giordano, sono una studentessa e ho avuto tante chiamate, o comunque parlando con le persone tutti mi hanno detto che noi facciamo solo chiacchiere e che parliamo così a vanvera. Allora io voglio portare una mia esperienza personale, la voglio portare tra di voi. Io per mantenermi agli studi o comunque per avere qualche soldo in tasca faccio da cameriera, lavoro nei locali e per guadagnare 30 euro al giorno lavoro 7 ore. Allora ditemi voi, io come mi dovrei sentire quando vedo tutta questa classe politica che sperpera i nostri soldi, soldi pubblici, in modi che non vengono investiti per servizi ai cittadini. Nella mia città, che è Salerno, abbiamo pagato 12.000 euro una starletta per stampare una bottiglia di spumante la notte di Capodanno. Devono incominciare a capire che i soldi pubblici vanno, va bene spesi, ma spesi per i cittadini, per i servizi alla cittadinanza. È un qualcosa di indecente. Noi non abbiamo neanche più un trasporto pubblico. Il primo febbraio verrà tolta anche la SITA, che è il pullman, che sono i pullman che collegano tutta la Campania. Ormai non abbiamo più neanche un trasporto. Cerchiamo di riprendere il controllo della spesa pubblica e soprattutto di incominciare ad avere dignità del lavoro, perché se io mi faccio un mazzo così per pagare le tasse, i soldi quelle delle tasse devono essere investiti per me, per noi, e non per pagare dei privilegi che noi oltretutto stiamo cercando di rifiutare il più possibile, portando delle leggi o comunque delle iniziative che permettano di togliere in modo più assoluto questi privilegi. L'abbiamo fatto in Emilia Romagna, nella regione Sicilia, lì dove il Movimento 5 Stelle sta andando avanti. Diamoci un'opportunità. Buonasera a tutti, io sono Sergio Puglia, ho 40 anni, sono consulente del lavoro, quindi abbiamo professionalità. Ovviamente i media hanno tutto l'interesse a non far passare i nostri messaggi, perché uno dei nostri capisaldi del programma è togliere il finanziamento pubblico all'editoria. Quindi le nostre tasse. Ecco, stiamo in un periodo particolare che ci dicono che ci mancano i soldi, che non ci sono fondi, la piccola e media impresa va in banca e ha difficoltà ad avere i prestiti, mentre oggi vediamo i cartelloni dei partiti che stanno tappezzando tutte le nostre città e molto probabilmente loro hanno avuto i prestiti, perché sanno che quei partiti hanno i rimborsi elettorali, quindi con le nostre tasse continuano a fare quello che loro vogliono. Ma quello che noi vogliamo è semplicemente lavorare. La piccola e media impresa sta morendo, stiamo boccheggiando. Potevano subito, immediatamente detassare la tredicesima e la quattordicesima, non l'hanno fatto. L'hanno soltanto detto, sono cose concrete, immediatamente applicabili. Basta andare a togliere i soldi dove loro invece se li sono presi. Milioni, prima abbiamo sentito Beppe, milioni, sono milioni che loro si prendono e non fanno confluire allo Stato sociale, cioè a noi cittadini. Giustamente, dice l'amico, bisogna abolire i partiti. Ci stiamo provando.
e tutti quanti insieme ci dobbiamo provare, perché dobbiamo ricordarci una cosa, ragazzi. I media non faranno mai passare le notizie come bisogna passarle. Siamo noi singoli cittadini che dobbiamo parlare di cos'è il movimento. Siamo gli unici, ricordiamoci che c'è qualcuno lì fuori che ci sta aspettando. Io ormai sto sempre per la strada e ci sto ormai da 5 anni, sempre per strada. I cittadini ci stanno aspettando. Siamo l'unica e l'ultima speranza. Non abbiate timore, parlate, parlate del Movimento 5 Stelle. Ci stanno aspettando, non ne possono più. E adesso chiudo, Volevo dire, il Movimento 5 Stelle è totalmente democratico. Talmente democratico che io, a 40 anni, con una moglie e una figlia, un lavoro normale, senza conoscere nessuna persona importante, sono capolista. E quindi tutti noi cittadini possiamo farlo. Non è detto che bisogna avere i soldi, non è detto che bisogna conoscere la persona importante. Siamo noi la politica, siamo noi lo Stato. Grazie. Avanti, andiamo avanti, vai. Allora, io mi chiamo Carlo Sibilia e sono il terzo candidato alla Camera di Campania 2 e sono di Avellino. Molti di voi già mi conoscono probabilmente perché già mi vedono spesso a fare attività qui ad Avellino e anche in provincia. Io lavoro per una piccola impresa locale a Salerno. Quello che voglio dire è laureato fuori da questa provincia, perché localmente le nostre università hanno un'offerta bassissima e danno un richiamo per le aziende all'esterno, diciamo, del territorio molto basso e anche un prestigio molto basso. La difficoltà di trovare poi un lavoro, anche se sei stato all'estero e hai avuto un'esperienza all'estero, magari parli 3 lingue, sul tuo curriculum c'è scritto, non è possibile qui farlo. Perché? Perché provate ad andare a cercare un lavoro. Come si fa oggi? Qui non si può fare, nel nostro territorio non si può fare, perché il lavoro è uguale a clientelismo. Hanno associato queste due parole. Il nostro ufficio di collocamento è all'interno delle segreterie di partito. È bene che lo sappiamo, tanto ce lo possiamo tranquillamente dire. Noi vogliamo cambiare questo paradigma, perché con questo scherzo, è vero che molti di noi, anche molti di noi che sono qui e stanno ascoltando cosa stiamo dicendo, hanno usufruito di questo beneficio e ci faceva comodo un po' a tutti. Oggi, come si dice dalle nostre parti, azzezzanello è fenuto. Quindi non c'è più niente da dare, ci hanno mangiato il futuro e i nostri padri si sono seduti su questo e non ci hanno dato la possibilità di andare avanti. Allora noi vogliamo cambiare questo paradigma, iniziare a parlare di rifiuti zero. Rifiuti zero significa riprendere tutti i materiali e farli rimettere nel ciclo della produzione, quindi significa dare lavoro. Noi l'abbiamo fatto un mese fa, abbiamo parlato con Alessio Ciacci, personaggio ambiente dell'anno, l'abbiamo fatto ad Avellino, eravamo 30 persone, quindi ci vuole partecipazione per capire che oggi è possibile. Al MIT di Boston stanno studiando una compostiera di quartiere, una compostiera che tra l'altro vogliono anche inserire all'interno delle case, quindi per, diciamo, per i micro appartamenti, dove voi inserite il vostro rifiuto umido e diventerà compost e produrrà anche metano. Quindi noi dobbiamo andare lì a ristrutturare i nostri edifici. Quando noi parliamo di ristrutturazione energetica, dobbiamo iniziare a pensare che le nostre case non devono consumare energia, ma devono produrla. Questa è la grande differenza. Ed è su questo che bisogna lavorare. Quindi, e su questo abbiamo 30 anni di lavoro da fare. Poi, e chiudo perché già ne abbiamo dette tante, io vi voglio ringraziare tutti voi qui per la presenza, perché il tempo è stato orribile tutta la giornata e vedere 1500, 2000, 3000 persone, non lo so quanti siete, è una soddisfazione per noi grandissima, perché in 100, forse in 30 persone abbiamo organizzato questo evento, è stato un sacrificio grandissimo sia economico sia di presenza. Quindi ci sono due modi per uscire da questo incontro. Uno,
è senza vedere la speranza che vi stiamo dando, e quindi il mio consiglio è, se voi ne ci vedete qualcosa di male o qualcosa di sbagliato, andate a casa, non andate a dormire, passate dalla prima pompa funebre, comprate una tomba e mettetevi dentro, perché questo significa essere già zombie, non essere più curiosi della vita. Se invece l'altro modo per uscire da questo incontro è essere partecipativi, cioè nel senso tornare qui, tornare da noi, cercarci sul territorio e partecipare agli incontri. Grazie. Buonasera a tutti, io mi chiamo Luigi Di Maio, 26 anni, sono di Pomigliano d'Arco. Pomigliano d'Arco è lo specchio del nostro paese. L'hanno fatta morire Pomigliano d'Arco, perché c'erano tante alternative per far riprendere quegli stabilimenti, ma l'hanno fatta morire. I nostri politici, senza leggi sullo sviluppo di questa regione, di questa provincia, e gli imprenditori che se ne volevano scappare. Come diceva Carlo, c'è tanto da fare in questo paese, c'è da convertire energeticamente le città, da rifarle da capo, convertire energeticamente gli edifici pubblici e privati con incentivi, penali. Quegli stabilimenti potevano diventare una risorsa messa a sistema per la conversione energetica del paese, che aiutava voi, perché voi abbassavate i costi della bolletta, del gas, della luce, dell'acqua, se fosse pubblica, non fosse in mano a questa SPA. Questo era il senso di quello che stiamo cercando di far capire a Pomigliano quando ci diciamo di lavoro. Noi parliamo di lavoro ogni volta, di energia, di conversioni, di acqua, di trasporti, perché tutte queste cose messe a sistema con gli stabilimenti che già esistono producono posti di lavoro sostenibili. Ci hanno detto a Pomigliano che potevamo lavorare solo perché dovevamo produrre le macchine, ma se le macchine non si vendono più perché non ce le possiamo cambiare ogni 5 anni, che razza di lavoro stiamo dando alle persone? Producono cose inutili, è questo che stiamo cercando di far passare, lo diciamo ogni giorno agli operai di Pomigliano, ai cittadini della Campania, che è la regione con i più alti tassi di disoccupazione, e cerchiamo di spiegarlo a tutti. Ognuno di noi può essere un manifesto, noi manifesti ne attaccheremo pochi, ma se ognuno di noi parla del movimento ad un altro, raggiunge un obiettivo molto più grande dei faccioni sui manifesti. Grazie a tutti. Per dirvi un esempio di riconversione, la Fuji e la Kodak facevano pellicola fotografica, esce il digitale, la Kodak chiude e manda via migliaia di famiglie di operai, e la Fuji no. La Fuji riconverte facendo schermi per televisivi in 3D, e poi con gli acidi che aveva, centinaia di migliaia di acidi che usava per le pellicole, che cosa ha fatto? Ha riconvertito quelle sostanze e è diventata la prima azienda produttrice di cosmetici del mondo. Quindi una ha chiuso e l'altra ha cambiato, ha saputo affrontare nuovi termini il futuro. Ricordi. No, io devo ringraziare Beppe che mi ha dato questa possibilità di contribuire a portare avanti questo progetto. Io sono stanco di vedere le cose che i nostri politici portano avanti. Noi ad Airola abbiamo un polo tessile che è chiuso perché si avevano puntato sul tessile che era fallimentare. Adesso è chiuso dopo 5 anni, già si prevedeva che doveva chiudere. Adesso si sta riconvertendo e vogliono fare la fabbrica, una fabbrica che costruisce pezzi di auto, l'auto che sta è fallimentare, cioè voglio dire, stiamo spendendo soldi per che cosa? Per fra due anni saremo un'altra volta da capo, e ci sono famiglie in questo momento che pagano il mutuo e stanno senza lavoro, e sicuramente perderanno il lavoro questi qua, questi pochi che adesso non li assumano, perché devono prima fare le votazioni, hanno promesso il lavoro, 100 posti, 4.000 posti di lavoro hanno promesso. A chi li danno questi posti? Basta, io sono contributo e faremo di tutto per portare avanti il progetto del Movimento 5 Stelle. Allora, questo è un operaio e questa è veramente una soddisfazione, mettere un operaio in Parlamento. Un operaio che parli così, che capisca, che parli di questo fallimento che hanno avuto i grandi sindacati. Buonasera a tutti, io mi chiamo Angelo Tofalo, ho 31 anni e sono nato a Salerno.
vivo in un paesino poco vicino a voi, a Montoro, cioè sto a Pellezzano, quasi a confine con Montoro. La rete Cittadini Attivi mi hanno scelto come primo portavoce per la circoscrizione Campania 2, che comprende la provincia di Avellino, Salerno, Benevento e Caserta, e parlando da politichesi sarei il capolista. A quest'ora è ridicolo, il PDL ancora non ha presentato la lista e al 99,9% noi saremo l'unica lista che ha un capolista nato qui. Io sono nato qui come tutti quanti noi siamo nati qui in Campania, invece avremo altri capolisti che saranno di Milano, di Torino, di Bologna, che non sanno nemmeno che alberi ci sono qua. E il Movimento 5 Stelle vuole semplicemente far passare da un'ormai inadeguata democrazia rappresentativa a una vera democrazia partecipata, diretta. Cioè noi sogniamo una piazza così, con un grande maxi schermo, con telecamere e microfoni nel Parlamento, e voi con un semplice click influenzate le nostre decisioni lì dentro. Noi entreremo in Parlamento, è sicuro, noi stiamo entrando in Parlamento, però adesso voi insieme a noi dovete studiare, iscrivendovi al movimento5stelle.it, e dovete aiutarci ogni secondo. Io sto studiando tutta la notte, tutti i giorni stiamo studiando, perché andiamo là, ce ne andiamo a massacrare, però voi dovete stare alle nostre spalle. Come ha detto già Beppe, può trovare risorse ovunque. Io nel mio piccolo sono un ingegnere civile, spesso sono venuto qui al Genio Civile, sono specializzato in geotecnica e ogni volta che vengo qui penso al sisma che c'è stato, che ha portato un botto di morti. Bene, io nel mio piccolo sto iniziando a formare dei gruppi di lavoro e invito tutti qui presenti, nel caso dovesse essere dei tecnici esperti in materia, sul rischio sismico, sul rischio idrogeologico e sull'inquinamento elettromagnetico. Fa delle cose assurde, tipo un'ultima legge, c'era una scadenza a dicembre 2010 dove bisognava presentare una classificazione di tutti gli edifici pubblici strategici di interesse, per capirci le scuole, e vedere se erano a norma o no. Beh, vi dico che un'altissima percentuale di scuole non è a norma in Italia, anche in Campania, in Sicilia teneva il record, qualcosa come il 95%. Ebbene, la legge prevede che si facciano i controlli, ma non prevede che nel caso non superino le verifiche di adeguare le scuole. Cioè questo è qualcosa di assurdo, veramente di pazzesco. Io vi invito in questo mese ad informarvi, perché in Italia c'è la più grande disinformazione, me ne sto accorgendo adesso. Questa grande famiglia, ormai siamo milioni di cittadini in tutta Italia, del Movimento 5 Stelle, e c'è tanta disinformazione. Ogni frase che dice Beppe la tagliano, la pigliano, vengono nei nostri gruppi su Facebook, i giornalisti tagliano, dicono, ogni giorno esce una cretinata. Io Beppe l'ho visto tre volte. L'ho visto tre volte, sono semplicemente un ragazzo, come tanti di voi, che ha deciso di restare qui al sud e di lottare. Siamo in maniera pacifica, perché veramente siamo l'ultima possibilità. Però dobbiamo, io l'ho fatto già anni fa, ma adesso tocca a voi, dovete guardarvi allo specchio, guardarvi negli occhi e vedere se percepite dentro ancora quella, non la speranza, perché la speranza, come diceva Maestro Monicelli, è una trappola, io non spero più. Io mi metto a testa bassa, mano con tanti cittadini e vado avanti, andiamo avanti, andremo avanti, e adesso stiamo andando lì, quindi impegniamoci tutti quanti a studiare, perché dobbiamo riprogettare l'Italia del futuro. Un attimo solo, volevo solo ricordare questo. Beppe diceva la partecipazione, anche i nostri candidati ci stanno invitando veramente a sostenerli in tutti i modi possibili. In tutti i modi possibili significa anche fare delle donazioni. Noi siamo completamente autogestiti, ci autotassiamo continuamente e abbiamo bisogno del vostro sostegno in questo senso, ma anche, come diceva Francesco Nazzaro prima, nel senso di avere persone che possano essere rappresentanti di lista. Guardate, io ho fatto il rappresentante di lista alle regionali, veramente gli altri partiti sono come dei cani, cioè discutono su ogni voto, creano problemi a ogni piesso spinto. Abbiamo avuto dei nostri rappresentanti di lista nelle zone calde di Napoli che per poco non sono venuti alle mani, cioè veramente qui fortunatamente siamo un po' più tranquilli, ma vi assicuro che abbiamo proprio bisogno di qualcuno che ci aiuti a controllare la regolarità di queste votazioni. Quindi faccio un appello a tutti quanti voi. Se avete un po' di tempo, la legge prevede anche che si possano prendere dei giorni giustificati al lavoro per poter fare il rappresentante di lista. Quindi se lasciate i vostri nominativi ai Gazzab o vi mettete in contatto con noi, veramente ci date una grossa mano. Per quanto riguarda le donazioni, cioè, attraverso la PayPal potete fare queste donazioni, attraverso il sito www.avellino5stelle.com, e potete mettervi in contatto con
con noi o attraverso il sito, o attraverso il gruppo Facebook che è Avellino 5 Stelle, o anche meetup.com/Avellino1. Quindi ripeto, www.avellino5stelle.com per le donazioni e la pagina Facebook, sono i modi più veloci per contattarci. Vi ringrazio ancora, siete veramente eroici, devo dire. Vogliamo continuare. Allora, salve, sono Bartolomeo Pepe, candidato al Senato per la Regione Campania. Diplomato tecnico in industrie elettriche ed elettroniche e impiegato in uno stabilimento del settore petrochimico. Volevo un attimino riprendere poi il discorso che interessa molto l'area alpina, l'alta alpina, che è il problema delle trivellazioni petrolifere. Guardate che dove là stanno prelevando petrolio, come in Basilicata, per farvi rendere conto del problema di quanto è grave e devastante, lì hanno permesso le emissioni dell'idrogeno solforoso, che è un elemento nocivo, 6.000 volte il livello che è stato fissato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E questo la dice lunga di come queste multinazionali che si stanno appropriando del nostro territorio, mi sento irpino, mi sento sannita, perché anche se abito da Cerra dove c'è l'incendio, io sono di Moiano, provincia di Benevento, quindi mi sento più sannita che un napoletano. E dei 43 sindaci interessati e dei politici nazionali, quelli là di nomi altisonanti, li conoscete, se ne stanno fregando altissimamente di questo gravissimo problema delle trivellazioni petrolifere. Sono a rischio tutte le produzioni dei prodotti tipici delle nostre zone, come i prodotti di OCG, DOC, DOP, GT, GT, GP. Taurasi, Greco di Tufo, il Fiano, i formaggi come il Caciocavallo Podolico, insomma praticamente stanno distruggendo tutte le nostre produzioni, ci stanno letteralmente ammazzando. Abbiamo una sola speranza, sanniti, abbiamo già sconfitto i romani, sconfiggiamoli un'altra volta, dateci una mano. Bravo, 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 ma sei fantastico. Allora, dimmi cosa volete fare sui pozzi petroliferi, sulle trivellazioni. Questa è un'idea fantastica. A Napoli siete sempre più avanti. Allora, a proposito di quello che diceva Bartolomeo, insieme agli altri candidati del Movimento 5 Stelle e chi vorrà partecipare, dopo lo Tsunami Tour stiamo organizzando il Trivellazioni Tour, cioè noi andremo nei comuni dove è prevista la trivellazione e andremo a dire il nostro no preciso e corretto e senza se e senza ma, diremo no nel punto dove sarà fatta la trivellazione. Veniteci a trovare e poi seguiteci online. Grazie signori, è finita, grazie, adesso potete andare a asciugarvi, andare, spargete il verbo e andate, salutate Massorete, mamma, zia. Grazie a tutti signori, mi raccomando, passa questo treno, poi non ne passa più. Ciao, ciao, Lascia stare, no, ma lascia stare. Ma non è, falla vedere. Vabbè, ma gliela facciamo vedere, poi ce la mangiamo noi, che senso ha? È come hanno sempre fatto in campagna, vi fanno vedere le cose, poi se le mangiano loro. Signori, io ho un pezzo di cuore nella campagna a Napoli, col movimento, con Fico, è nata una cosa bellissima qua e siete sempre stati avanti, perché avete una testa avanti, quindi cercate di capire che il movimento potrebbe essere veramente un'altra cosa. E Dario, c'è l'Avellino, movimento. C'è scritto, non è quello falso? Allora tagliamo, ci state. Allora togliete un attimo quelle transenne lì, venite qua un attimo, ve ne do un pezzo, dai. Se potete farlo. Eccolo qua, un pezzettino. Tiralo su. Ciao ragazzi. Ve lo assaggio io. Buono, buono. Grazie. Ciao a tutti, grazie. Via con la sigla, ce l'abbiamo la sigla. Dai dietro. Chi? Ah, Moggi non si è più candidato. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, tutto e basta. Ognuno vale pane, ognuno vale pane. Non siamo una casta, siamo cittadini, tutto e basta. Ognuno vale pane.